50.000 per questa parola, particolarmente tuoi, Janet, perché ne hai portati parecchie di queste. Allora, ce l'hai fatta a mantenere la concentrazione durante 100 secondi e quindi per la seconda volta sei qui alla ghigliottina. Stanno giocando tutti con te, stanno per giocare tutti nelle case, spesso ci si ferma, la pasta si scuoce. Lo so. Il bicchiere d'acqua esce fuori, perché è un momento in cui si gioca veramente tantissimi. Puoi mettere la cuffia e così andiamo subito a far entrare la prima coppia di parole. Mi senti bene? Benissimo. Ti senti bene? Benissimo. Perfetto. Allora andiamo, prima coppia di parole. Hai sabbia e spiaggia. Sabbia. Ghigliottina. Aia, subito un taglio. Seconda coppia di parole in arrivo. Adesso possiamo cominciare a ragionare. Hai davanti e occhi. Occhi. Ghigliottina. Aia, altro taglio. 47.500 sono sempre tantissimi. Terza coppia di parole. Scegli tra forza e forze. Forza. Ghigliottina. Oh, stavolta non taglia. E siamo alla penultima coppia. Queste le due parole tra quali scegliere. Hai tratto o linea? Linea. Ghigliottina. E siamo all'ultima coppia di parole con un montepremi alto, 47.500. La scelta è tra queste due parole. Sergio o Carlo? Sergio. Voi avreste scelto Sergio o Carlo? Ghigliottina. Era Carlo. Allora, 23.750 euro per trovare quella parola. Spiaggia, davanti, forza, linea e Carlo. Forza Janet, un minuto. Lì la parola coperta, perfetto, la cuffia la puoi togliere. 23.750 euro per questa parola, che dici? Speravo meglio, devo dire. Sì. Sì.
Speravo meglio. Cioè, non ti senti fiduciosa? Non mi sento molto, molto fiduciosa stavolta, a differenza dell'altra volta. Però forse è meglio così. Ah, tu dici l'altra volta ero fiduciosa? Un po' troppo. È andata male? Stavolta non lo so, ma magari va bene. Quante tra queste cinque senti vicine alla parola che hai scelto? Ah, sicuramente la prima, spiaggia, magari un po' davanti e un pochettino linea. Poi forza è veramente forzata e Carlo... Okay. 3 su 5 non sono male. Vediamo che parola hai scelto. Attenzione. Ultima. Chissà se qualcuno a casa ha in testa la stessa parola. Allora, mi spieghi un po' come la colleghi alle varie parole. Sì, cominciamo da quella più semplice, spiaggia. L'ultimo approdo, l'ultima salvezza, l'ultima spiaggia. Sì, se è l'ultima spiaggia. L'ultima spiaggia, quando proprio la tua ultima occasione, la tua opportunità. E questa ci sta benissimo. Poi? Poi, già davanti, ho pensato a un collegamento abbastanza complesso forse, nel senso magari... Quando sei in coda, sei in fila e hai delle persone davanti, magari chiedi a quelle persone chi è l'ultima. Sì. Però. Chi è l'ultima si dice, magari si entra in una sala d'attesa. Chi è l'ultimo? Sì. Forza. Però appunto, forza, qui è difficile, qui l'avevo collegato un po' al plurale, ultime, avere, fare qualcosa con le ultime forze, quindi... Non so se esiste qualcosa che sia un'ultima forza. Ultima forza. Se esiste, non ce l'ho in mente. Okay. Quindi... Va bene. Quindi questa non siamo riusciti a trovare un legame chiaro. No. E con poi linea, tracciare magari un'ultima linea prima di, non so, completare un progetto. Sì, prima di... Anche l'ultima linea di difesa, per esempio. Esatto, no? L'ultima linea di difesa. Sia in campo militare, sia in alcuni sport, no? Carlo, qui sono curioso, come hai collegato con ultima? Devo dire la verità, non l'ho proprio collegata. Su questa mi sono proprio completamente arresa perché non ce l'ho. Carlo, ultima. Carlo, soprattutto al femminile, così ultima. Allora, c'hai tanti progetti per il futuro, no? Sì. E guardando la tua mano, qualcuno, prova a guardarla, sì. Qualcuno potrebbe dire, leggere. Potrebbe leggere la mano e quindi potrebbe trovare la linea della... Della vita, boh. La linea della vita. La linea della vita. Prova un po' a legare vita col resto. Vita da spiaggia. Vita da spiaggia, quella che magari fareste estate. Avere una vita davanti. Hai tutta la vita davanti. Tutta la vita davanti. Sì. Poi? E poi la forza della vita. La forza della vita? Che si usa in tanti contesti, ma anche una canzone di Vallesi. La forza della vita, quella lì. Poi la linea della vita. E Carlo. Verdone, lo conosci Verdone? Sì. Carlo Verdone. Beh, c'è ultimamente una serie che sta facendo, che è la seconda stagione, che si chiama Vita da Carlo. È vita la parola di stasera. Peccato, però il passo avanti stasera l'abbiamo fatto. Ciao Janet, buona serata, a domani.